Ringrazio per la presenza, in modo particolare per la sua grande volontà di soccorso che tra le sue volte, che da oltre 50 anni si trovino per noi 24 ore sul territorio, interfacciandosi con 118 e tantissimi servizi alla persona. Servizi che in questi mesi hanno dovuto affrontare con ancora più coraggio e attenzione a causa di un nemico pericoloso subito Ringrazio il compartigianato alla Camera di Commercio che ha rappresentato il Presidente Dottor Riva, in primis la Camera di Commercio, per essere sempre stato puntuale nel sostenere la fondazione. Il compartigianato, con i propri iscritti, per aver integralmente finanziato il nostro calendario 2021. Il calendario, un'idea pensata e organizzata da Paolo Valsecchi e Cristina Fermori, che qui ringrazio vivamente. Non da ultimo ringrazio le autorità presenti, contavo di vedere il sindaco, ringrazio personalmente per essere sempre stato a fianco a difesa della nostra fondazione e per il sostegno che quasi quotidianamente lui mi offre nel delicato percorso della costituzione della nascente Associazione Monastero di San Maria della Vera. Di vero cuore a tutti auguro buone feste, un sereno Natale. Un posto anno nuovo a voi e alle vostre volontari che nel silenzio, nel lavoro che avete fatto e continuate a fare in una situazione del genere, siete proprio per noi un punto di riferimento. Siamo fortunati alla vostra corte perché abbiamo tante associazioni e secondo me è l'ossatura di una comunità, perché uno serve l'altro. Quindi proprio per mettere in questa situazione che possiamo produrre questi bei calendari, possiamo produrre tutte le altre cose che succedono nel territorio, gli alpini, la solidarietà e tutte le altre associazioni che ruotano intorno. Quindi un grazie sentito da parte dell'amministrazione e buon anno e felice sereno Natale. Un bel risultato, quindi ringrazio anche le aziende che hanno voluto contribuire per la realizzazione della stampa di questo calendario, oltre alla dottoressa Pelomori e Pigazzini Monica, del compartigianato, che hanno una la regista e l'altra quella che ha cercato i soldi, per intenderci, per cui credo che senza, anche in questo caso volontariamente, hanno contribuito. Quindi io credo che la parola volontariato stasera sia stata usata tante volte, ma non a caso, perché in questo periodo soprattutto penso che voi in prima linea, come tanti vostri colleghi legati alla sanità, ma credo che il volontariato in generale, immagino che, non vorrei immaginarlo, ma immagino che sarà così, nel futuro, nel prossimo futuro ci saranno tante persone da assistere, quindi anche lì il volontariato farà la sua parte. Per noi è stato un anno particolarmente impegnativo, difficile, però lo abbiamo affrontato con molto impegno e determinazione, sapendo di avere tutta la popolazione al nostro fianco, che ci ha fatto sentire la sua vicinanza con il sostegno in tanti modi e quindi ci ha aiutato a svolgere meglio il nostro compito particolarmente difficile. E ringrazio tutti ancora anche per questo piccolo segno che comunque è importante. Grazie.